Una vittoria della Spal in un derby del cuore per lei. Che effetto le ha fatto vedere il suo Venezia a Ferrara? I mean, honestly, once the game started, it was just an object in our way. It was just another team. You know, it could have been Venezia, Sudtirol, Genoa. It's just, at this, once the game started, it didn't matter who we were playing. But on reflection, obviously, it was nice to have success against Venezia for obvious reasons. So I'm very happy, very pleased. But more importantly, I'm very pleased with the way this team is playing. I mean, I knew and had confidence all along in this team and what we're going to do. And I am so impressed with the job that they're doing and the job everyone is doing, Venturato and everyone else. So it's it was a really a special day. Sì, oggi devo essere onesto. Una volta iniziata la partita, il fatto che ci fosse l'altra parte del Venezia era per me rilevante, era un avversario come un altro e una partita da dover far bene come le altre. Ovviamente poi è ovvio che al triplice fischio è un successo che mi fa particolarmente piacere per ovvie ragioni, ma soprattutto oggi sono felice veramente per come ha giocato la squadra, per il successo che è riuscita ad ottenere, la prestazione che ha messo in campo. Hanno fatto veramente tutti un ottimo lavoro. Io ho sempre creduto in questa squadra, nelle sue potenzialità, e vedere vivere un successo come questo è stata veramente una grande emozione. Hanno fatto tutti un grandissimo lavoro, dal primo all'ultimo dei ragazzi, compreso il mister Venturato, lo staff tecnico. Veramente, sono veramente veramente orgoglioso e felice per quello che ho visto oggi. Questa Spal è un progetto che sta crescendo e i risultati di queste ultime partite stanno confermando che anche il vostro accesso al mercato dei calciatori è stato positivo. Yes, I'd say so. Sì, è ovvio, per me comunque, ovvio, la squadra per me è fortissimo, top to bottom. And we did a great job in the market, Fabio, Armando, Mario, Ale, they all did a great job in the market. And I think we're a complete team. I really do. I think we're a complete team. But again, I've always said this from day one, not just complete on the field, but complete in the head. And that's the most important thing to me, to have a team that is mentally tough and has the right attitude, and we do. Sì, ovviamente abbiamo fatto questa squadra, per me è una squadra di vertice. Abbiamo fatto un ottimo lavoro da Fabio e da tutto il suo staff, quindi Armando, Mario e Alessandro hanno fatto veramente un ottimo lavoro, ma durante il mercato estivo, ma ci tengo a sottolineare particolarmente come quest'anno questa squadra sia pronta, e lo dico dal primo giorno di preparazione, sia pronta, sia diversa come mentalità, sia diversa nella testa, una squadra con una mentalità molto aggressiva, determinata, e questo si è visto in campo ed è una cosa che mi rende particolarmente felice, perché penso che la chiave di tutto stia proprio nella testa. Buonasera, sono Biscuola dello Spallino.com. Una battuta e poi anche una domanda. Intanto non possiamo non notare il cambio di outfit dalla maglietta del capo ultra alla giacca e cravatta di oggi. A parte gli scherzi, abbiamo visto a fine partita. I always dress nicely for funerals. Scherzi anche. Okay. A parte gli scherzi, abbiamo visto a fine partita accompagnare Venturato sotto la curva. È stato lei a indicargli di andare a prendere anche lui, insomma, la sua dose di complimenti. Yeah, I mean, I was so happy for him. I was so happy for Venturato because, you know, he's a very quiet person. I mean, not on the sideline, he's not quiet, but in general, he's a quiet person, and you know, he doesn't look to receive accolades. And so when he came to me on the field and we hugged and, you know, I thanked him, I pushed him alone towards the curve because he didn't want to go by himself. So I pushed him because it was his moment to receive the gratitude of the fans, and it was his moment to take that in by himself. So I was very happy for him. Sono veramente contento per Mister Venturato, per quello che ha ottenuto, e sì, alla fine quando è venuto ad abbracciarmi sul campo, sono stato io a, diciamo, spingerlo verso la curva. Lui è una persona molto, molto tranquilla, molto, molto posata, però penso che fosse giusto che anche lui ricevesse le giuste congratulazioni, i giusti applausi dalla curva, quindi l'ho diciamo accompagnato io personalmente.
e sono, ripeto, molto, molto felice per lui, per i successi che sta ottenendo, per come sta portando avanti questa squadra. Yes. Buonasera Presidente, Alessio Duarte, la nuova Ferrara. Volevo chiederle semplicemente, più bella la serata contro il Cagliari o questo pomeriggio? Aiutami, vero? No, I mean... 10,000 più, grazie. Ah, 10,000 gente stasera, so, oggi una partita importante, un spettacolo, nostro tifosi incredibile, ma... sempre, per me è sempre il numero uno in Italia, ma stasera anche un poco più speciale di altri, forse. Ma la vecchia Venezia è tutti qua adesso, lei, Lupo, Ortoli, Sabiglia, Cambreri, Christian, tutti. Ciao Gio, Davide Sottini, Sense.com, ti chiedo... Davide. Con quali aspettative, con quali speranze torni, con quale stato d'animo torni a New York? I mean, I'm gonna have a nice flight. I'm gonna sleep on the plane finally. It was a really one month here that helped me really bond with this team and understand this team and see this team grow up very quickly and really come together. I mean, we've completed the roster in the last few days of the market. We have a group that's a family. I mean, we are a family, and I always preach that. To me, family is how we have to view ourselves, and we pick each other up, and we support each other. And, you know, if you look at our last few games, two ties away, the Bari game showed me so much, and two important victories against two teams who were in Serie A a few hours ago. So I couldn't be more happy going back to the States. Of course, I can't wait to come back in a few weeks. Penso che avrò un buon volo di ritorno, potrò dormire tranquillo. No, a parte gli scherzi, sì, sono stato qua fondamentalmente tutto l'ultimo mese e ho avuto la possibilità di vedere con mano da vicino la crescita di questa squadra, una squadra che è cresciuta giorno dopo giorno e soprattutto si è unita sempre di più. Tra gli stessi giocatori, io con loro anche, abbiamo sviluppato veramente una grande unione, ma questa squadra mi ha colpito perché è proprio una famiglia, i ragazzi si supportano gli uni con gli altri, lo staff tecnico, quindi sono veramente, veramente contento di quello che ho visto in questo mese. Se penso alle ultime partite, due pareggi fuori, di cui uno in uno stadio complicato come quello di Bari, e due vittorie in casa contro due squadre che fino a pochi mesi fa disputavano la Serie A, quindi sì, non posso essere più felice di così e penso che potrò godermi tranquillamente anche i prossimi giorni in America. Con questa vittoria la SPAL fa un balzo in classifica notevole e va nella parte sinistra della classifica. Ecco, è lecito a questo punto pensare a qualcosa di più della pianificata salvezza tranquilla? I'm not looking at the classifica in September. I'm not looking at the standings in September. I'm not thinking about other teams in September. All I'm thinking about is the way we're playing, our effort and our attitude. Those are the two things I talk about all the time, the effort and the attitude. And what I see, I love. What I see, I love. Wherever we are in the standings right now, it doesn't matter. I'm sure we're doing better than we were before the game. But for me, we have our own goals internally. We know where we're going to go this year. We believe in ourselves, and we're just going to keep that to ourselves. And whatever the other teams do, they do. I don't care who wins the other games or loses, and I'm certainly not looking at the classifica right now. Non guardo la classifica a settembre, non mi interessa in questo momento guardare la classifica. Io sono, ripeto, convinto delle potenzialità di questa squadra, lo sono sempre stato, e penso che noi le uniche due cose su cui dobbiamo concentrarci, come ho sempre detto, sono il nostro approccio e la nostra determinazione, la nostra attitudine in campo. Se queste saranno positive, i risultati arriveranno di conseguenza, ovviamente. Noi, come ho già detto, ci siamo dati degli obiettivi interni, che è giusto che restino tali, crediamo nelle nostre potenzialità, in quello che possiamo fare, e quindi siamo fiduciosi e andiamo avanti così con tanto, tanto, tanto entusiasmo.
One last thing, I just want to say, you know, as I've said since I've been here, since I've experienced our fans, they are the best fans in Italy. I mean, the fans in Ferrara, the fans of Spal, continue to amaze me. Their display today was really special. Sì, un'ultima cosa che vorrei, ci tengo a dire prima di andare via è che veramente i tifosi della Spal continuo, penso sempre più convintamente che siano i migliori tifosi in Italia. Non l'ho mai nascosto, l'ho detto dal primo giorno in cui sono arrivato qui, di quanto mi avessero colpito fin dalla prima volta che li ho visti, ma ancora ad oggi non finiscono mai di stupirmi, quindi sono veramente, veramente i migliori tifosi che possono esistere. But while I say that, I also want to say that it was very touching for me to go under the Venezia curve, the curve of the ospiti today after the game, and just to say thank you for the 5 years. And it was very touching for them to embrace me like that and applaud and say "Tacco Pina Lele," whatever that means. But it was very touching for me, for the Venezia fans, who are now the enemy, to give me that warm embrace, especially because I understand they're going through some very tough times with the management there, and they're not cohesive. So I really appreciate that. It was very nice of them. Ci tengo però anche a dire che è stato particolarmente emozionante per me il saluto a fine partita con i tifosi del Venezia e ricevere i loro ringraziamenti per i 5 anni che insomma abbiamo trascorso insieme. È stata una cosa che mi ha fatto molto piacere.